Sto venendo via da un seminario di formazione e quindi voglio condividere con voi questa riflessione che sto facendo fra me e me in viaggio. Stai onorando la tua vita? Stai onorando la tua quotidianità? Stai onorando il tuo corpo, la tua anima? Credo che purtroppo veramente non siamo stati educati a dare valore alla vita, non siamo stati educati a riconoscere il valore della vita. E quindi cosa accade? Accade che quando arriva la malattia, forse abbiamo quel sentore, quella paura di perderla, ma a volte sembra che non è sufficiente neanche la malattia. Cioè, neanche un cancro è sufficiente per arrivare a dare valore veramente alla vita. Com'è possibile? Com'è possibile? Cioè, rischiamo di perdere l'unica cosa, l'unico regalo enorme che ci è stato dato e noi non onoriamo neanche quel regalo lì, neanche con la malattia. Come puoi onorare la tua vita? Stai esprimendo gratitudine, stai facendo ciò che ami, stai facendo il lavoro che ami, hai risolto i conflitti dentro di te, i conflitti con te stessa, i conflitti con gli altri, stai rispettando il tuo corpo, stai rispettando il tuo cuore. Come puoi onorare la tua vita? Per me la malattia è stato veramente un messaggio divino e sono profondamente grata di aver cambiato la mia vita. Inizia con dare un senso, dare veramente un senso più alto a ciò che ti è capitato e poi da lì parti con questo viaggio di conoscenza, di intimità, di profondità che ti porta piano piano, un pezzettino alla volta, veramente a onorare te stessa, onorare il tuo corpo, onorare la tua anima, perché questo prima non lo abbiamo fatto. Come puoi onorare la tua vita? Inizia fin da subito. E se non sai da dove partire, chiedi aiuto perché non si può fare da soli. Io sono 20 anni che sono in crescita e mi sono affidata a tanti percorsi, tantissimi, e tuttora sono dentro a tanti percorsi, proprio perché anche in virtù di quello che faccio non posso non essere supportata e non andare avanti nella mia crescita. Capite che la vita è crescita e la malattia è un passaggio evolutivo. La malattia ci porta ad evolvere, ci mette il piede nel gas e ci porta a dire dai, dai che adesso è ora di cambiare, capisci? E coltiva la tua fiducia, coltiva il tuo radicamento nel corpo, coltiva veramente la fede nell'esistenza, perché non puoi stare peggio di così, fidati, potrai solo scoprire che vita meravigliosa ti sta aspettando. Potrai solo scoprire quanta gioia, quanta felicità, quanta leggerezza c'è che fino ad oggi non hai scoperto. Quindi mettiti in gioco perché la vita è veramente, veramente meravigliosa.